energia. Hai mai riflettuto sul cos'è davvero l'energia? Ne siamo circondati. I venti, i fiumi, i mari, perfino noi siamo generatori di energia. Tutto ciò che facciamo e pensiamo produce e consuma energia. È al centro della nostra vita, senza che ce ne rendiamo veramente conto. Tranne me la domenica mattina dopo aver fatto baldoria con gli amici la sera prima. Ecco, in quel caso no. Non mi alzerò mai più. Sì, ok, sicuramente starei pensando al buon vecchio principio della termodinamica che ripetevano a tutti a scuola, ovvero che l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Ma quella di cui vi sto parlando non è solo quella che passa per i cavi elettrici o che spinge un corpo verso un altro corpo, è molto di più. È quella cosa che ci permette di compiere cose straordinarie, cose di cui non crediamo esserne capaci. Ma da dove si prende? Cioè, come si fa ad averla? Beh, io un'idea me l'ero fatta lo scorso anno quando sono andato a scoprire Energie per Crescere Reti, il progetto di Enel ed Elis che in poche settimane forma giovani da inserire in un settore come quello delle reti elettriche in forte crescita. Loro promettevano di formarne 5.500 entro il 2023 per entrare nel mondo del lavoro nelle aziende partner di Enel. Ed effettivamente stanno mantenendo la parola data, visto che circa 2.800 giovani sono già formati o in formazione e oltre 1.300 dei ragazzi che si sono formati lo scorso anno ora lavorano e hanno dato una svolta alla loro vita rendendosi indipendenti, autonomi, ma anche a quella di altri, portando energia laddove manca, creando connessioni in modi diversi. Oggi ho la possibilità di conoscere Monia, Tommaso e Manuel, ognuno con una storia che merita di essere raccontata. Dopo aver chiacchierato un po' con loro in videochiamata per conoscerli meglio, ho scoperto che hanno una vita molto dinamica e che si spostano sempre tra un lavoro e l'altro. Girano come trottole e sono felici. Ma io avevo bisogno di tastare con mano e vederli all'opera, per cui sono riuscito a fare in modo di incrociarli, perché dovevo sapere cosa li ha motivati davvero a cambiare così radicalmente le loro vite. Mi spiego meglio, iniziamo con lui. Tommaso, ragazzo siciliano che dopo aver lavorato per 2 anni in una fabbrica di produzione dolciaria, si è trasferito al nord per cogliere al volo l'occasione concessa da Energie per Crescere Reti. E per Tommaso è stato un vero e proprio viaggio alla ricerca della felicità. Ha coraggio da vendere il ragazzo. Di cosa ti occupi ora? Attualmente sto facendo un po' di tutto. Quindi ad attaccare gli avvisi dell'interruzione di energia elettrica, a passare un po' di materiale agli elettricisti e inizi a vedere un po' quello che sarà il lavoro di un futuro, di un domani. Ti piace il tuo nuovo impiego? Mi piace che sarà un lavoro che permetterà all'Italia di evolversi in campo energetico. Quali sono i vantaggi del tuo nuovo lavoro? Ho studiato a scuola e quindi adesso sto facendo pratica, diciamo. Quindi stai facendo quello che hai studiato, no? Sì, quello che sì, volevi sì, fare sì. Da sempre. Sì, sì, sì. Prima invece cosa facevi? Prima ho lavorato in una fabbrica. Il mio paese è famoso per il pistacchio, quindi mi occupavo di pistacchio, in una fabbrica di pistacchio. Cioè, hai cambiato totalmente, sei passato da fare pistacchio a portare energia in giro? Sì, sì. Detto tra noi, quanto guadagni esattamente? Stiamo iniziando adesso da una base di 1.400 e andrà a crescere man mano con l'esperienza. 1.400 come entry level? Diciamo che sono abbastanza. No, 1.400 per una persona che ha appena iniziato è un buon punto di partenza. Sì, sì, certo. Qual è l'energia che ti fa alzare la mattina? La voglia di crearsi un futuro e una carriera in questo lavoro, e anche sono fiero del mio lavoro perché permette anche ad altre persone di crearsi un futuro certo e sicuro, perché senza energia non potremo mai vivere. Guarda, conoscere Tommaso mi ha trasmesso un coraggio incredibile. Mollare la tua comfort zone per trovare la felicità lavorativa non è da tutti, ed è da ammirare. Ma non necessariamente deve essere lontano da casa. Lo sa bene Manuel Simone, che è venuto a conoscenza del progetto Energie per Crescere Reti attraverso un'agenzia per il lavoro e ora lavora presso un'azienda che opera nella costruzione e manutenzione delle reti elettriche di distribuzione nel territorio in cui opera. Di cosa ti occupi ora? Allora, io lavoro nella squadra scavi, ci occupiamo di infilare dei tubi nel terreno tramite vari macchinari. Apriamo l'asfalto ad esempio per poi successivamente coprirli e far passare i cavi da una parte all'altra. È il tuo primo impiego questo? Sì, sì, il mio primo lavoro, lo faccio da 4 mesi più o meno. Mi sono iscritto, dopo un paio di giorni mi hanno chiamato tramite agenzia e la settimana successiva mi hanno iscritto in questo corso. Beh, allora, io ho un sogno, allora sarebbe di aprire una piccola azienda riguardante più o meno il campo elettrico. Nel mio viaggio ho avuto la possibilità di conoscere anche Monia, ragazza che ha stravolto la sua vita passando da... Vabbè, ma facciamocelo dire da lei. Riesci a incastrare vita privata e lavoro, quelle cose che io non riesco mai a fare, per dire? Ci proviamo. Però la cosa bella è che magari se hai finito prima
prendi e vai. Il tuo lavoro in cosa consiste? Adesso nella sostituzione dei contatori. Ok, quindi sostituisci i modelli vecchi di contatori con... Con quelli nuovi, esatto. Quelli nuovi. Ti capita mai di sentirti dire che è un lavoro che non è adatto a una donna? Sì, ma indirettamente, più che altro proprio mi dicevano sei sicura di quello che stai facendo? E lo associavano a quello? Sì, magari lo associavo a quello. Se poi non ti piace, se poi te ne penti, ma non è troppo faticoso. Prima che lavoro facevi? Prima ero nei supermercati, facevo tra promoter, allestimento scaffali. Tutto il giorno in quel supermercato per fare due cose in uno. Poi ti capitano i clienti che non hanno niente da fare tutto il giorno. Lo puoi dire, rompere le palle, lo puoi dire. Una delle cose forse positive di questo, che per fortuna, essendo comunque ogni giorno in posti diversi, cambi volti, per fortuna. Da quant'è che fai questo lavoro? Non te l'ho chiesto. Da poco, l'estate scorsa. Cioè, già sostituisci i contatori in 2 minuti. Ti ho contato, sono tipo 2 minuti e 30. Senti, ma non ti ho fatto una domanda, forse la più importante, ma qual è l'energia che ti fa alzare la mattina? Sinceramente non c'è una cosa specifica, perché alla fine non mi è mai piaciuto contare sui miei genitori. Non ho mai chiesto nulla ai miei. Poi vedendo comunque mio padre, che ha una certa età, fa fatica, a volte fa fatica anche ad arrivare a fine mese. Ho altri due fratelli, lasciamo stare. Ok, lavoro, cioè basta che guadagno quel tot al mese che riesco ad andare avanti. Ok, perché sei all'inizio, quindi sì. Comunque uno stipendio che poi con il tempo andrà a aumentare. Cavolo, sti ragazzi hanno un'energia pazzesca. Averli conosciuti mi ha trasmesso una voglia di fare incredibile. Forse è proprio questa l'energia di cui parlavo prima. Quella che riesce a darti la capacità di inseguire la tua indipendenza e di trovare il giusto posto nel mondo. Che poi è proprio per questo che è nato Energia per Crescere, il progetto di Elis e Enel, che permette a tutti di trovare un posto in un settore in continua crescita ed espansione come quello dell'energia, dove ci sarebbe un grande bisogno di tanti Monia, Tommaso e Manuel, ragazzi disposti a mettersi in gioco al 100% per permettere al nostro paese di evolversi e di migliorarsi, di mettere la loro vita al servizio dell'energia. E dopo averli conosciuti ho capito che forse quella che ci raccontavano a scuola non è solo una formuletta, ma un monito. L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. E aggiungo, ci trasforma. Ma soprattutto ci fa crescere. Ci sono ancora tantissime opportunità aperte nella transizione energetica. Scoprile tutte con Enel Open School. Se vuoi approfondire ti lascio un link in descrizione che spiega come partecipare e quali sono i requisiti per accedere al programma Energie per Crescere Reti. Fossi in voi gli darei un'occhiata. Io torno a casa pieno di energia. Ah, e hanno detto che il caschetto e la giacca posso tenerli.